Siamo tornati allo spazio Alex 100, ovvero lo spazio che Fustella Rotante insieme a studio giochi Io Gioco, Beppe Baggio, Cosimo Cardellicchio e l'onnipresente Gianfranco Fioretta di Olifante dedicano nel 2022 a uh, Alex Randolph per celebrare l'anno landolfiano. Noi vi portiamo uh, 48 video recensioni, ci proviamo, insomma, alla fustella rotante su. 48 giochi di Alex Randolph uno più uno meno no, abbiamo detto 48 48 scatole, ma in realtà ne stiamo facendo vedere di più. Quindi è vero, è vero, perché. A sorpresa, ci, ogni tanto ci... ne arriva qualcun altro. Eh, grazie proprio a Gianfranco Fioretta e eh, Darione di, di Studio Giochi che forniscono giochi in continuazione. E eBay, che ho scoperto essere fonte inesauribile di giochi di Alex Randolph. A, a prezzi modici. Uh, detto questo, questa sera parliamo di Paradox. Una scatolina piccola piccola, edita da Piatnik, uh, dove all'interno troviamo un mazzo di carte, una plancettina, un po' di... Pulci. Pulci? Abbiamo detto che sono pulci, ho imparato. E quattro pedine. In pratica, con questi pochi componenti, andremo a vedere come il nostro ho Questo buon... organizer fatto di finto polistirolo, di plastica che sembra polistirolo. Organizer finto polistirolo, <ride> meraviglioso. Uh, in pratica, con questi pochi componenti, il buon Randolph ci metteva a disposizione non uno, non due, ma ben tre giochi. Infatti all'interno di questa scatola abbiamo il regolamento per giocare a un primo gioco che è per due giocatori, a un secondo gioco che è per tre giocatori e a un terzo gioco che è per quattro giocatori. Quindi in pratica in base a quanti siete potete giocare a un gioco diverso. Io direi nulla di meglio di tutto ciò. E altro? Cioè, nel senso... Cioè, che cosa vuoi di più da una scatolina che costava tipo 10 euro? Cioè, mi sembra... c'è pure la foto di Randolph in copertina. C'è anche la foto di Randolph, non solo il nome, ma anche la foto di Randolph in copertina. Ma veniamo ai tre giochi. Il primo gioco è una sorta di eh, briscola con i fantasmi. Perché in pratica si gioca in due giocatori ma eh, abbiamo intanto le carte sono di 4 colori e vanno da 0 a 10 quindi sono viola blu quindi eh, sono 11 carte per colore viola blu verde e eh, arancione rosso giallo chiamiamolo un po come vogliamo che sono di rosso sia. sono appellate rosse sul regolamento Però credo, ah, non, eh, non sono con i, con i pupilli qui. praticamente andiamo a prendere tutto il mazzo quindi 44 carte yeah. lo per sé, lo mischiamo, lo distribuiamo, eh, ci sediamo con l'altro giocatore a, ad angolo mm -hmm. e distribuiamo il mazzo come se invece stessimo giocando in quattro, ovviamente coperte, eh? Eh, come se stessimo giocando in quattro, quindi ognuno di noi giocherà per sé e per il proprio fantasma. Chi è quello di fronte? Quello di fronte. Il gioco funziona come una briscola, quindi io dalla mia mano andrò a giocare una carta. Quella carta definirà il colore, che e gli altri. Che è come il seme. Gli altri saranno obbligati a rispondere a colore. A colore. Finito il giro, quindi giocate le quattro carte: prenderà chi ha giocato la carta di valore maggiore. Uh -huh. Ma se io non ho una carta di quel colore, posso allora giocarne un'altra? E quello sarà il seme che determina la presa, ah, va! eh? Che twist! Quindi, praticamente. Io, io praticamente ho passato i pomeriggi delle elementari a giocare a carte con i miei nonni. Quindi questa cosa ribalta Beh, tutta la situazione. Si carte, eh. È... Tu giochi la carta, io metto quella più alta, arriva all'altro. Cambia colore perché non ha la verde. Arriva all'altra, e sempre considerando che in realtà giochi in due. In realtà, giochi in due? Con giochi in carte. due con quattro masti con, dice, con dice, 11 carte. Dice Mario XV Games che Twixt, per citare, <ride> ovviamente, il Maestro Randolph, ma di Twix ne, ne parliamo più tra un paio di settimane, forse tre. Eh, si va avanti così, quando si è arrivati alla fine si, si contano i punti delle prese. E chi, tenendo conto che le prese hanno, però, un costo quindi c'è un altro twist interessante perché uh -huh. non solo conteggio i punti che prendo, uh -huh. ma la presa ha un costo quindi ogni 4 carte che ho preso ho un costo di 20. Quindi devo poi andare a vedere se ho fatto punti positivi o negativi. Perché non tutte le prese sono vantaggiose. Se ho una presa svantaggiosa devo cercare di farla prendere al mio avversario. Eh? Diciamo non è proprio così banale. No, eh? no, vabbè. I giochi di Randolph non lo sono mai e questo era il primo che si gioca solo praticamente con le carte e con delle fish che servono a indicare eh, quando vinci la mash perché poi si gioca al meglio di tre mash quindi scusa a, a chi arriva a tre mash quindi ah, con okay. cinque fish a chi ne prende per primo tre il secondo gioco si gioca invece dividendo i mazzi per colore quindi mm. ad esempio prendo tutti i, tutte le gialle e si usano le carte da 1 a 10, quindi si tolgono gli zeri, esatto, mi hai dato esattamente lo 0, e ogni giocatore posiziona le proprie carte davanti a sé, in questo modo. Mi manca... 10. no, 5 ce l'ho, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? In pratica andiamo a giocare carte da quelle disponibili, ok? Ricordo che giochiamo in questo caso in tre, uh -huh. ok? E praticamente si va a giocare una prima carta, qualunque a nostra scelta, ok? Io gioco la mia carta. Uh -huh. Dopodiché si giocano carte a girare fin quando qualcuno non avrà giocato una carta più alta di quella iniziale. Uh -huh. Quello sarà il giocatore che prende. Tenendo conto che le carte 7, 8, 9, 10 valgono 0 punti. Le carte da 1 a 6 valgono il loro punteggio. Uh -huh. Quindi devo bilanciare. Sia il far finire la mano quando voglio io, perché giocando la carta più alta di quella iniziale la faccio finire, sia il cercare di prendere carte che fanno punti e lasciare agli altri, possibilmente, quelle che non lo fanno. In tutto questo, arrivati alla fine del giro, quindi giocate tutte le carte, quindi. De, de, nelle va nei vari giri si vanno a giocare le carte nelle varie prese quando abbiamo finito tutte le carte sommerò i punti che ho raccolto con quelli del giocatore alla mia sinistra eh che altro twist che eh, ho tirato fuori e così facendo devo cercare di bilanciare i punteggi miei con quelli del giocatore alla mia sinistra tenendo svantaggiato il giocatore alla mia destra perché come in molti giochi anche recenti sommo i punteggi con quelli di uno o più degli altri giocatori e quindi devo cercare di svantaggiarli ma non troppo eh? altro giochino interessante in questo caso chi arriva primo del giro quindi chi ha il maggiore punteggio tra il suo e quello del giocatore alla sua sinistra prende tre gettoni il secondo ne prende uno, il primo che arriva a sette gettoni vince. Anche qui si fanno più, più mani, più, più, più giri. L'ultimo... Che è il gioco da 4... Che è il gioco da 4. Si gioca con le carte che vanno da, da 0 a, no a 9. Quindi si toglie il 10. Che è qua. E si mette dentro lo 0. Ed è un gioco di aste questa volta. Uh -huh. Si usa la plancia, la plancia va da 0 a più 20 o meno 20. Mettiamo il nostro segnalino qua. Le carte rappresentano delle puntate. A turno, a partire da chi ha vinto la mano precedente, si gioca un'apertura in chiaro. Ok. Tutti gli altri giocatori a turno metteranno una puntata coperta. Uh -huh. Ok? Quando tutti gli altri tre hanno messo la loro puntata... Aspetta, 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 prendo anche il verde. Sto giocando con troppe carte. Questa è... Verde, questa è blu, manca la viola. viola: tutti praticamente mettono la loro puntata. Si va a vedere. In pratica, l'obiettivo è di essere il terzo perché? Perché chi vince vince 10 punti, uh -huh. ma paga quello che ha messo. Quindi, in questo caso, il blu ne prende 7. Ne prende scusa 3. Il secondo, che sarebbe il 6, mm -hmm. paga l'intera puntata, quindi perde 6, ok? E va a meno 6 in questo caso. Il 5. Il terzo, che in questo caso è il quarto perché... Il, gli altri due sono a pari merito, è quello che ci guadagna, infatti il gioco si chiama il terzo uomo, perché vince il doppio della propria puntata, quindi dieci. in questo caso fa 10 punti, quindi l'obiettivo è cercare di non essere il primo e non essere neanche l'ultimo, ma soprattutto non essere il secondo. Eh? quindi anche qua c'è una cosa abbastanza interessante il gioco finisce quando qualcuno arriva a 20 oppure quando qualcuno arriva a meno 20 oppure sono finite le carte eh? giochino è, uno di Asta... dei, è uno dei pochissimi giochi di randolph dove si contano i punti dove c'è il tabellone segna punti dove c'è il tabellone eh? segna punti sì. Sì, sono pochi quelli dove c'è il tracciato segnapunti. Sì. solitamente e... si vince sempre per condizioni di vittoria e mai per punteggio. Quindi vabbè, è <ride> un altro discorso, forse. Quindi, chi arriva a più 20 prende un gettone. Uh -huh. Chi arriva a meno 20 fa finire la mano. E chi è più avanti prende un gettone. Chi arriva a tre gettoni, vince tutto e butta e, le carte e butta in terra. terra le carte. Bene. Quindi, 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 eh? con un mazzo di 44 carte numerate, tre giochi. colori, una plancettina con delle fiscettine, una scavonina piccolissima, tre giochi diversissimi tra loro, sì. che sono giochi totalmente diversi e con tre player count diversi. Quindi veramente, veramente... Tra l'altro, questo non è l'unico titolo di Alex Randolph. Multiregolamento. Dove all'interno della stessa scatola, con gli stessi oggetti, Co componenti. con gli stessi componenti, andiamo a giocare più di un gioco. E settimana prossima ve ne faremo vedere giusto appunto un altro che non è invece un gioco di carte. Ah, quindi noi anche settimana prossima eh? stiamo qua a lavorare? No. Cioè non è festa? Perché guarda, questa è la festa comandata. Che festa è, Lunedì? Ah, liberazione. Ah vabbè, noi ci liberiamo del sapere della conoscenza dei giochi di Randolph, no? Ce ne liberiamo e la doniamo al mondo, eh? Direi di chiudere anche questa parentesi con Alex Cento, con questo Paradox, scatolina piccolina, che... Trovate... Anche questa recuperabilissima su non, non, non si trova nei normali store, ma recuperabilissima su Ebay, BG Store sì, BG market. Va bene, e ci vediamo settimana prossima con un nuovo gioco di Alex. Una scatola grande settimana prossima, anche quello multiregolamento mm? e dai componenti un po' particolari. C'è tanto legno lì alla settimana prossima.